ragazzi, io sono Carlo e che Carlo e questa è Cimmia che oggi è un po' malata, come potete vedere sta male. Benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft, siamo in compagnia del nostro caro amico di penna, Alessandro. Ma amico di penna? Amico di spada, di Minecraft. Amico di spada. E nello scorso episodio hai provato a uccidermi. Aia, hai provato. Ma sì, ma io no. E ora mi vendico. No, Alessandro, aspetta un attimo. Non mi chiamare Alessandro di fronte ai miei amici, tieni, spegniti. Stupido, aspetta che sto... Stupido. Aia. Ecco, ti ho tirato una secchiata. Ecco, resti fuori. D'ora in poi, basta, questa è casa mia, fattene un'altra. Ecco, guarda che disastro che hai fatto. Cosa ho fatto? Tutte le foglioline adesso vengono via per colpa tua. Ma sei stata tu che non sai piazzare un secchio d'acqua. Sì, sì, tutti così. Allora, nell'episodio della volta scorsa abbiamo rapito il nostro secondo uomo. Allora, prima di tutto non l'abbiamo rapito. Il nostro collaboratore. Guarda, sono diventati amici. Best friends. Best friends forever. Aspetta, guarda. Guarda qua. Sai quanti soldini ho io? Cioè, quanti carbone? Hai, oddio, si è teletrasportato via. Allora, sei sicura che lui commercia carbone e ti dà smeraldi, vero? No, ha cambiato lavoro adesso. Come ha cambiato lavoro? Eh sì, gli abbiamo tolto la volta scorsa, non ti ricordi. Ma ecco perché ti avevo detto di lasciarlo lì! Ma lì, in che senso lì? Nello scorso episodio io volevo commerciare lì nel villaggio. Ma perché io pensavo ti rimanesse, non lo sapevo. Scusa, adesso gli ridò il lavoro. Allora, aspetta, l'armaiolo diventa armaiolo con quale oggetto? Col grindstone? Non so neanche cosa sia il grindstone. Se vuoi aspetta, torno nel villaggio e prendo l'oggetto che aveva utilizzato. Ok, lui. Va bene. Tu nel frattempo spiega l'episodio di oggi. Allora, nel video di oggi praticamente spegniamo Schiav e commerciamo tanti smeraldi con lui perché, attenzione, Ismondo, nel caso vi siate persi l'episodio precedente, adesso ha mending e quindi ci servono almeno 34 smeraldi. Che li dovremmo prendere tutti da schiave col lavoro di armaiolo, però se l'hai tolto, quindi tutto questo casino. E inoltre volevo andare a prendere il tridente, perché ho pensato, l'ho preso nella mia valigia. Il tridente? Sì. No, Carly, ci metteremo 20 anni. Ma aspetta, io mi sono fatto un po' di livelli nella farm dei mob, quindi se tecnicamente ci metto looting, saccheggio... Sì, allora, tecnicamente così dovresti riuscire a trovarlo. Ma guarda che è comunque difficile anche con looting. Io non so tu nella tua vanilla, nel tuo mondo, quanto tempo ci hai messo. Ma in realtà neanche troppo. Ma come neanche troppo? Cioè, io nella Big Vanilla, quando ho provato a prendere il tridente, ci ho messo 3 episodi. E ogni episodio era tipo 1 ora, 2 ore di registrato. Ma sei stato sfortunello. E tra l'altro non l'ho neanche mai trovato, perché me l'aveva regalato Mark poi. No, io l'ho trovato abbastanza, ti dirò, abbastanza facilmente. Guarda, ti dico, io sono maledetto con i tridenti, non lo trovo mai. Quindi se vuoi fare questa cosa con me, mi dispiace per te. Se vuoi andarci da sola, vai pure. No, no, vieni con me. Ah, certo, soffriamo insieme. C'è la mia fortuna che ci sostiene entrambi. Allora, io ho preso il grindstone. Credo sia quello l'oggetto che serve a Schiav. Ok. E vediamo. Ok, io intanto sto per farmi dei libri perché così... Libri di che? Aspetta, poi serve l'incudine, sì. Perché poi incantiamo i libri. Cioè, c'è il saccheggio. Oh, aspetta, capito? Aspetta, calma. Che c'è? C'è uno che mi sta tirando il tridente contro. No, 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 dai, aspetta. Carly, cosa vuoi? Vieni, vieni qua, verso il lago. Oh. Ma mentre notte. Se siamo fortunati, Carly. Sì, ma non ci credo mai nella vita. Te lo giuro, è qua. Non ci credo Vieni, mai nella vita. Ti aspetto. Vieni al lago. Sto arrivando. Muoviti! Che mi ammazza. Arrivo. Lo tengo a bada, eh. Oh, ma... se abbiamo fortuna lo troviamo da lui, eh. Ma non ti vedo neanche. Dove sei? Sono nel lago. Devi andare avanti. Verso il villaggio. Ok, un attimo che mi metto la barca. Qua. Eccoti, ti vedo. Arrivo. Ok, ti vedo anch'io. Vedi che mi sta rompendo la barca? Ah, sì, l'ho visto. Sto maledetto. Resisti. Mi devo avvicinare, così hai fortuna anche tu. Uccidilo tu, perché se lo uccido io sicuro non ce lo dà. Provaci. Dici? Tu. Guarda! Oh, guardalo. Guarda, che vai, maledetto. Vai. Aia! Ammazzalo. Dai. 2. Vai. Aia. Che tu sei fortunata. 3. Dai. 4. Te l'ha dato? No, non mi ha dato un bel cavolo di nulla. Però sappiamo che spuntano anche qua. È vero. Ultimamente siamo fortunatissimi comunque con siamo con fortunelli. Diciamo che ci siamo messi in una posizione molto comoda. Quindi... Strategica. Allora, Carly. Dimmi. Io ho portato il grindstone, che spero sia quello l'oggetto che serve al tipo per darci le cose buone.
Spero anch'io. Sì, forse conviene andare a dormire adesso. Non mi arrabbio. E non mi ricordo più da che lato si torna a casa, è di qua. Carly è il senso dell'orientamento. Riuscirebbe a perdersi anche in camera sua. Dai, no, è che ho anche un po' bassi. E quindi non riuscivo. Vabbè, ma scusa, dai, ma sei venuta da là. Ma ho dovuto un attimo pensarci. Non è stata una cosa immediata. Parole. Vieni. È una bellissima mattinata e siamo pronti per andare alla ricerca del tridente. Ma prima vorrei mettermi saccheggio, visto che... Però io non ti consiglio di usare i libri. Cioè... Come no? No, secondo me hai più possibilità se fai proprio una spada nuova e poi la disincanti e la incanti, disincanti e la incanti. Ah, dici? Sì, io certo. Ho sempre fatto quei libri. Ma no, hai più possibilità con la spada. Senti un attimo, ma tu ti sei preso tutto il lapislazzuli per incantare la volta scorsa? Me lo ridaresti, per cortesia? Te lo do, tieni. Non ho mica capito. Te l'ho buttato qua davanti, io sto lavorando con Schiav. Qua davanti dove? Là, davanti. Dai, Schiav. Oh! Oh oh oh. L'hai colpito? Chi? Gli hai fatto danno? A chi? A Schiav. No, tu gli hai fatto. No, ci vende le cose a caro prezzo adesso. Non è più conveniente come prima. Così devo dire, cambiali di nuovo lavoro e rimettergli... Questo maledetto. No, una volta che lo colpisci lui ti aumenta i prezzi, a prescindere. Comunque, 17 di carbone per degli smeraldi. Io li compro tutti. Un uomo chiamato Contratto. Allora, Paolo, adesso provo a mettere la spada, vediamo. Indistruttibilità, filatezza. Allora, non posso più commerciare con lui, però ho la bellezza di 16 smeraldi. Che dici? Io spero che tu abbia anche altri livelli, perché nel caso vorrei... Sì, ne ho un botto. Allora, c'è filatezza 4, però. Prendilo! E poi saccheggio? Lo metto in un libro? No, può uscire comunque, può uscire. Ti possono uscire più di un incantesimo. No, mi è uscito a filatezza 4. Ok, dammelo a me. Facciamo un'altra spada. Tieni, fai una spada di smeraldo. Ma come spada di smeraldo? Ma che dici? Sei ubriaco? Fai una spada di smeraldo. Ma non esiste la spada di smeraldo. Come non esiste? Certo che esiste, falla. Ma certo che esiste la spada di smeraldo. Non esiste. Oh, se adesso la Carly, faccio... mi stai prendendo in giro? Guarda che se non funziona, Ale. Adesso vengo lì e ti mordo. No. Ti strappo la carne. Allora, non funziona. Perché mi hai dato gli smeraldi? Cosa me ne faccio? Ma non lo so, scherzavo. Allora, sharpness 4 non la possiamo buttare, Carly. Cioè, è troppo OP. Quindi, allora facci i libri, stavo facendo bene. Con la spada ti escono solo robe per la spada, quindi hai più possibilità di trovare looting. Affilatezza, guarda, io ho finito i livelli. Ok, che ti è uscito? È anatema 1. Ok, riesci a disincantarla e farlo di nuovo? Ne hai 30? Vediamo adesso flagello, no, non ci sarebbe nulla. Che ti è uscito? Oh, c'è saccheggio 3, però non lo posso prendere, prendilo tu. No, non è detto che l'incantesimo sia uguale per me. Dammi lapis. Proviamo, eh. Io per esempio c'ho knockback 2. Porca miseria, sì. Vado a farmi i livelli nella farm e torno subito. No, però scusa un attimo, non capisco. Dimmi. Perché non mi fa usare i 30 livelli? Ah, perché mi hai dato solo 2 lapis. Scusa. Ma sei? Ne hai 6 soltanto? No, se vuoi ti do anche gli altri. Ma dammeli tutti, ma perché te li tieni? Scusa. Guarda, li sto già vedendo. Sono già l'ultimo, tutti qua. Dopodiché devo rifarmare i livelli. No, per favore, no. L'ho trovato. Cosa? Come cosa? Looting 3. Hai trovato saccheggio? Sì. No, dai. E serio? Non solo sharpness 3, knockback 2, looting 3. Cosa? Sì, hai visto? Hai visto che non valsa la pena? Aggiungilo e avrai una spada OP. Ok, vediamo. Prova, va. Allora, affilatezza. Ma quanta roba che c'è qui. Hai visto? Looting, sharpness, knockback. Ottimo, ok, grazie mille. Ok, andiamo alla ricerca dei cosi. Vai, del tridente. Secondo te quali possiamo trovare? Ma c'è un tempio qua. Sì, e non ho intenzione di avvicinarmi, ce l'ho visto. Non l'avevo visto io, l'ho scoperto adesso. Però, guarda, lì ci possono essere i cosi col tridente. Ok, va bene. Là sotto, quindi preparati a scendere. Oddio! Mi ha dato la maledizione. Anche a me ho tanta paura quando accade. Vediamo. Qua non vedo nessuno comunque, lascerei stare. No, 0 uomini col tridente. Spostiamoci più in là. Andiamo via. Aspettami! Sali. Ok, vai. Via! Allora, siamo fortunati perché abbiamo letteralmente tutto di fronte a casa. Abbiamo l'oceano, abbiamo il villaggio, abbiamo tutto. E abbiamo anche la fatica del minatore adesso. Vabbè, tanto tra 3 minuti va via. Oh, aia! Mi ha centrato in faccia! Io non lo posso uccidere, te lo posso solo indebolire. Ok, non ti preoccupare. Guarda, te lo indebolisco. Grande. Due.
Vai. 3. Trovato? Fa vedere. No, non l'ho trovato. Arrivo, arrivo, arrivo. Aia! Te lo attacco. Te lo avvicino, te lo avvicino. Ok, ok. Ah. Dai, 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 ce la fa malissimo però questo maledetto. Dai, dai, eccolo. Ok. Niente. Niente. Maledizione. Niente, niente. Morite. Maledetti. Non ci muori, vero? No, non ci muoio. Dov'è? È qua. Non lo vedo. Dai. Te lo attacco un'altra volta sola. Arrivo, arrivo. È tuo. Ok, mamma aspetta mia, lo spedisci su Marte. Sì. Dai. Oh. L'ha dato? No. No, no. Anche perché credo che quando te lo diano venga fuori l'avanzamento, no? No, no, non credo. Vieni. Lascia stare la mia ragazza, brutto manigoldo. Arrivo. Aia. Perdono sempre. Usa lo scudo, usa lo scudo. Hai ragione, però non sono, non sono. Dai. Dov'è? Aspetta. È qui. Ok, qua. Ce l'ha per... con me, ce l'ha con me. Niente. Niente. Carly, tu non hai idea di quanto sia difficile trovare il tridente, secondo me. Hai avuto fortuna nel tuo mondo. Ma sei salito? Ma no, mi aspetti magari? Hai ragione, scusa. Ok. Oh, guarda, ci stanno inseguendo lì sotto. Non sì, hanno ma... un tridente, vero? No. No. Arriva. Con me. Ah! Uno. L'ho spedito su Marte, letteralmente. Dai, 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 dai. Boom. Aspetta, aspetta. È tuo. Oh! Te l'ho dato? Sì! Non è vero! Sì! Non è vero! No, ti giuro, me l'ha dato! Non è vero! Danni per colpo 9, velocità di attacco 1.1! Fammelo vedere! È qua, aspetta che devo salire. Non perché... ci posso credere! Sì, 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 sì. Ma tu sei signore, veramente fortunatissima! Ah, hai visto? Io ma è nuovo o che... è tipo rotto? No, è quasi nuovo. Ok. Ma che fortuna! E non siamo neanche troppo distanti da casa, quindi... Quindi GG. Si va verso casa, ce l'abbiamo sì, fatta! Hai visto? Io te l'avevo detto, che se lo facevi con me, con la mia fortuna... Io, ragazzi, ci mettevo 8 anni. Eh no, io infatti te l'ho detto, la mia vaniglia l'ho fatto presto. E quindi quello è tuo adesso o lo posso avere anch'io? No, è tutto mio. Ok. Ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Da Carly e che Carly da Cimia morente a letto è tutto. Noi ci vediamo prossimamente con un altro video. Ciao! Ciao!